immaginare lo shock delle vittime che chiedevano soltanto che Pell chiedesse perdono, che la Chiesa si prendesse la responsabilità di quello che ha fatto, anche perché la Chiesa sapeva in maniera sistematica e sa ancora chi commette atti di questo tipo, ma sistematicamente queste persone vengono spostate ancora oggi da una parte all'altra. The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me. Il cardinale Pell è stato vescovo di Melbourne fino a 2 anni fa. Francesco in persona lo ha chiamato da Melbourne nel 2014 dicendo che lui sarebbe stato il ranger che avrebbe in qualche modo messo a posto la corrotta cuia romana, l'avrebbe moralizzata. I giornali australiani, The Age soprattutto, da anni stavano lavorando alcune inchieste che raccontavano che George Pell era sotto indagine in una commissione governativa che si chiama Royal Commission, voluta direttamente dal governo di Canberra, dal governo australiano, perché è considerato un vescovo insabbiatore seriale ed era accusato non da 2 o 3 persone, ma da decine e decine di vittime di aver coperto sistematicamente gli abusi dei suoi sacerdoti. In più, questo stesso soggetto, all'inizio del 2000, era stato accusato da 2 chierichetti, lui stesso, di violenze sessuali. Si era autosospeso e poi dopo qualche tempo il processo era finito nel dimenticatoio perché era stato prosciolto per assenza di prove, come è giusto che sia. A questo punto io cerco di indagare di più su questa persona e mi metto in contatto con una serie di vittime che avevano già testimoniato alla Royal Commission. Ne viene fuori che Pell è il vescovo che ha messo in piedi un sistema che, secondo alcuni opinionisti, alcuni esperti australiani, si chiama il Melbourne Response, ha sistematicamente protetto i pedofili, spostandoli da una parte all'altra e ricompensando le vittime per farle tacere e per controllarle con una media di 30.000 euro a violenza sessuale. Io ho parlato, a questo punto vado sul sito, quello che possono fare tutti i giornalisti del mondo, perché è un sito aperto, vado sul sito della Royal Commission, è un sito in inglese, quindi non tutti, sapete, i giornalisti italiani, non solo i politici, ma anche i giornalisti parlano bene l'inglese. Anch'io non lo parlo bene, però lo leggo. E leggo e mi metto a leggere migliaia e migliaia di pagine. E queste pagine raccontano che, al di là delle questioni penali, quest'uomo qui ha effettivamente, sistematicamente generato un sistema di protezione della Chiesa, innanzitutto delle casse della Chiesa. Questo signore, davanti a Emma e Katie Foster, 2 bambine violentate da un suo sacerdote per anni, una di queste bambine poi crescendo è diventata un eroinomane e si è ammazzata, un'altra è diventata, insomma, beveva troppo, per dimenticare, questo secondo i genitori, poi non sempre le connessioni sono obbligatorie, sono un garantista anche da questo punto di vista, ma questa ragazza poi in una brutta serata ha sbandato con la macchina e adesso è su una sedia a rotelle. Per chiudere la questione, pur ammettendo lui che il suo sacerdote l'aveva effettivamente violentata, ha detto, presentando dei documenti, che nel libro pubblico ho accettato 30.000 euro per queste violenze, oppure noi vi attaccheremo in tribunale e ci difenderemo strenuamente. Questo tipo di lettera lui le ha mandato sistematicamente a tutte le centinaia di altre vittime e moltissime hanno accettato.
sbagliando. Hanno accettato, e lui dice adesso, quando io ho fatto il libro, ha fatto un comunicato stampa contro di me dicendo: io sono stato quello che ha pagato di più le vittime. Il sistema dei risarcimenti in Australia l'ho inventato io. In realtà lui effettivamente ha dato dei soldi, ma per centinaia di vittime, più di 300, della diocesi di Melbourne, ha pagato in tutto 8 milioni di dollari. Sapete quanto è ricca la chiesa di Melbourne? Ha due trust e un sistema finanziario che oggi arriva a 1,3 miliardi di dollari australiani. Cioè lui, per chiudere la devastante vicenda della pedofilia della sua chiesa, ha pagato lo 0,7% di tutta la ricchezza. Ed è uno dei motivi per cui lui si fa bello adesso in Vaticano, dicendo: io questo sistema l'ho creato. E questo sistema ha funzionato, effettivamente sì, ha funzionato, ma non per le vittime, che restano ancora oggi devastate. George Pell è uno che ha accompagnato, e ho le fotografie, le pubblico sul libro, presunti pedofili accusati dai tribunali, in tribunale, all'udienza, per fare sentire il suo sostegno. Il suo amico Ridsdale, si chiama così, aveva poi, si scoprì che ha violentato 53 ragazzi, ragazzini, bambini. Lui l'ha accompagnato alla difesa contro le famiglie. Potete immaginare lo shock delle vittime che chiedevano soltanto che Pell chiedesse perdono, che la Chiesa si prendesse la responsabilità di quello che ha fatto, anche perché la Chiesa sapeva in maniera sistematica e sa ancora chi commette atti di questo tipo, ma sistematicamente queste persone vengono spostate ancora oggi da una parte all'altra. Addirittura ci sono dei documenti in cui lui chiede ai vescovi, ai suoi preti della diocesi di Melbourne, di aiutare i pedofili che stanno uscendo di galera. Dategli lo stipendio, dategli la macchina, dategli una casa. Mentre mandava quelle lettere che vi ho detto alle vittime, dicendo: o accettate questi spicci oppure noi vi distruggeremo, contemporaneamente aiutava persone che sapeva benissimo essere pedofili, anche perché sono sempre ragazzi cattolici, che vengono da famiglie cattoliche, quelli che rischiano di essere abusati dai preti. Queste cose avvengono negli oratori. E le famiglie cattoliche, soprattutto nei paesi cattolici, più cattolici, e noi siamo tra questi, fanno molta fatica a credere ai bambini. Fanno molta fatica a credere ai ragazzi, l'autorità morale della Chiesa è molto forte e gli stessi bambini ci mettono anni, a volte decenni, prima di ammettere a se stessi che hanno subito delle violenze da quella che era una figura di riferimento per loro stessi e per la loro famiglia. Spesso sono molto subdoli nelle testimonianze e raccontano come non raccontare questo perché tu hai commesso peccato, e se racconti questo alla tua famiglia tu finisci all'inferno e